la mia vita da ragazzo è in mezzo alla strada, no? Nei cortili, nelle strade. I nostri giochi erano giochi di bande, no? Bande di ragazzi, una via contro l'altra, oppure con un pezzo di palla sulla strada a giocare a pallone, insomma. L'oratorio era a due passi, no? Si andava all'oratorio e mi ricordo che io non è che non volevo andare, perché andavo a giocare, per l'amor di Dio, però io e mio fratello, la domenica, quando c'era la partita della FAI al campo sportivo, mia mamma, mia mamma mi accompagnava, timbravano il tesserino. Una volta timbrato il tesserino si faceva di tutto per poter uscire, si cercava, ma per far che cosa? Per andare a vedere, a giocare a pallone. E per uno sfogo sano, la miseria se giocava, uno sfogo sano che però allora i genitori non permettevano, perché bisognava andare all'oratorio, andare a vedere, a giocare a pallone, non era solo uno sfogo mio e di mio fratello, ma in quanti cercavamo di andare. Ecco, lì proprio c'è da dire che siccome le mentalità cambiano, ma la mentalità dei nostri genitori lì era proprio... Andare a lavorare, anche quando facevo solamente il garzone del ciclista, no? E prendere per la prima volta una cosa meschina, pochi soldi, ma non fare più la vita di andare in campagna a zappare, dicendo, ma cominciare a capire che stavo per imparare un mestiere, che potevo un domani contare su un salario, era considerata tra la gioventù di allora un atto di liberazione. Ma al di fuori dalla pesantezza, dal regime della fabbrica, dove il padrone era tutto, il capo era tutto, però insomma, cominciava a sentirsi qualche cosa anche in famiglia, perché fin quante guadagni è niente in famiglia, e quindi niente, tutto è niente. Ammalo di pleura bilaterale, TBC, con ricovero di 8 mesi. Mi portano in sanatorio sopra Varese e lui mi veniva a trovare ogni 15 giorni, perché il viaggio non era indifferente. Sa, da Milano a Varese in treno e da Varese in pullman. E poi io preoccupata, perché se sono ammalata mica posso sposarmi. E lui, stanco di sentirmelo ripetere, mi dice: «Senti, se guarisci ti sposo, se stai ammalata non ti sposo». Dimessa dopo 8 mesi di ricovero, vengo a casa e dopo 3 anni ci sposiamo. Un giorno mancavano 1.000 lire nel mio stipendio. «Ma cosa hai fatto con queste 1.000 lire?» «Mi sono comperata», ho detto, «delle lenzuola per sposarmi». E mio padre mi aveva dato una pedata e mi aveva fatto male. Così avevo 6 lenzuola. Ma quando è stato il momento di sposarmi, le lenzuola non c'erano più. «Mamma, ma dove sono le lenzuola?» E lei: «Figlia, le ho portate al Monte di Pietà perché non mi avanzavano i soldi per comprare il pane». Mi sono sposata con l'abito bianco. Di quello posso ringraziare mio marito, perché mia mamma non aveva soldi. Lui con i suoi risparmi mi ha comprato l'abito da sposa. Siamo andati sul Lago Maggiore 3 giorni perché non c'erano soldi. Non abbiamo fatto il pranzo perché non avevamo soldi. Però la nostra vita è stata felice e io avevo tanto lavoro.